Ho sentito parecchie cose oggi, alcune le condivido, altre le analizzo, perché dopo aver sentito l'amico Angelo che ci presenta l'impatto di quello che le fonti rinnovabili potrebbero avere sulla regione, poi sento invece l'amico Francesco che mi dice che abbiamo quasi raggiunto il target e nello stesso tempo sull'occupazione non siamo messi bene. Quindi direi che fondamentalmente degli schemi un attimino più complessi vanno fatti. Quindi torniamo al discorso energetico. Il discorso energetico oggi come oggi deve e non può non tener conto della situazione tecnica che abbiamo in Italia. Abbiamo i produttori, abbiamo un gestore di rete e abbiamo il dispacciatore finale. Allora, diciamo, in grossa parte il produttore si chiama Enel e lo sapete bene, il gestore di rete si chiama Terna, il dispacciatore finale è Enel. E questo ha impattato, ha sicuramente impattato su quello che è stato lo sviluppo effettivo delle rinnovabili. Il risultato finale è che abbiamo effettivamente incrementato molto i quantitativi di rinnovabili, ma se ci avete fatto caso non abbiamo diminuito, non abbiamo chiuso nessuna centrale né a carbone né a olio combustibile, eccetera, eccetera. Anzi, Enel ha detto e ha dichiarato in maniera abbastanza netta che questo eccessivo incremento delle rinnovabili pone, diciamo in un certo modo, dei problemi al produttore Enel, perché non può riuscire col gestore di rete, non può mantenere una centrale se non se lavora a tempo pieno. Una centrale termica non si può chiudere e ripartire, perché sono dei costi molto molto alti, quindi nel momento in cui si chiude si deve chiudere, e a quel punto dice: se devo chiudere aumenterò il costo dell'energia e la bolletta energetica. Quindi non tutte le cose sono così semplici come si può dire. Allora, la soluzione effettivamente è l'energia distribuita, ma ci dobbiamo dare un modello in maniera tale da superare questi che sono gli impatti: produzione, gestore di rete e distributore, che sono tali e non possiamo andarli a cambiare in nessun modo. Allora ecco che entra il discorso della smart grid. Se voi immaginate tutti questi pannelli solari, mini eolici eccetera, che abbiamo detto li andiamo a mettere sui tetti, giustamente, perché non possiamo togliere terreno effettivamente alla produzione e all'agricoltura. In questo senso io lo dico in maniera chiara, sono contrario ai biocombustibili, perché allo stesso modo tolgono terreno quindi alla produzione di beni, questo è abbastanza ovvio, perché hanno, anzi addirittura hanno un vantaggio economico più alto, per cui grosse fette dell'agricoltura si sono andati a spostare per la produzione di biofuel, e questo in termini poi di life cycle è assolutamente assurdo, tenuto conto che abbiamo anche altri mezzi. Quindi se noi mettiamo in rete, in micro rete, tutte le piccole produzioni che abbiamo, quindi se le case si mettono in rete, se un quartiere si mette in rete e si connette alla rete con un solo punto e si gestisce la rete scambiandosi energia tra casa e casa in funzione dei sistemi di produzione, eccetera, eccetera, e quindi questo con uno sviluppo non solo delle rinnovabili, che quando parliamo di rinnovabili generalmente si parla di solare, di fotovoltaico e di macroeolico. Esistono tanti altri tipi di tecnologie che sono pronte. L'altro aspetto è che noi proviamo ad andare a sviluppare è la gestione di questa rete, elemento fondamentale per il funzionamento delle mini grid, smart grid, e quindi per la produzione, diventare prosumer, il nuovo termine, produttore e consumatore, prosumer, potremmo esserlo tutti, è l'accumulo. Non possiamo, nel momento in cui abbiamo impianti fotovoltaici, impianti eolici eccetera, non immaginare che non ci sia un accumulo di energia elettrica, in maniera tale da gestire l'utilizzo dell'energia elettrica quando ci fa comodo e scambiarcelo in funzione in una rete che è praticamente autonoma, che produce un po' di più e che poi vende alla rete, ma in un solo punto. Perché un'altra, diciamo, dei limiti, diciamo, delle rinnovabili in Italia, che ci è stato sottolineato più volte dal gestore di rete Terna, è che la nostra rete non è in grado di supportare più del 22% di rinnovabile sulla rete, e siccome il target del 20% è nazionale,
e l'80% degli impianti rinnovabili sono al sud, è altrettanto ovvio che cerca di limitare e blocca l'introduzione, spesso l'introduzione dell'energia prodotta da eolico e da solare sulla rete. Con i sistemi di accumulo noi possiamo pilotare il momento in cui andarlo a mettere in rete oppure no. Quindi il quadro è sicuramente, come posso dire, un po' più complesso rispetto a quello che dice: andiamo sulle rinnovabili, creiamo posti di lavoro, siamo liberi energeticamente, abbiamo fatto i soldi. Abbiamo comunque delle barriere abbastanza forti, tecnico e politiche. Non abbiamo la grid parity, perché io, contrariamente penso alla maggior parte di voi, non sono contrario al macroeolico. Io penso che l'eolico che ha raggiunto la grid parity, quindi in pratica non ha più necessità di nessun tipo di assistenza né nessun tipo di supporto, mentre il fotovoltaico ancora ha necessità, anche se è stata abbassata, ma è chiaro che noi a livello tecnologico non siamo ancora riusciti ad arrivare al costo di energia che si ottiene, diciamo, da un carbone, da un metano. Con l'eolico ce l'abbiamo fatta. Nel momento in cui riesci a trovare una tecnologia valida, metti in discussione l'impatto visivo. Io, detto con onestà, vedo gli impianti petrolchimici che abbiamo, vedo purtroppo anche alcune case che abbiamo che obiettivamente sono frutto di quella edilizia selvaggia che abbiamo fatto, vedo le antenne paraboliche nei nostri tetti, i serbatoi dell'acqua nei nostri tetti, e mi dicono che non posso mettere il fotovoltaico perché non è bello. Quindi a me sembrano tutto un pochettino falso, mi sembrano molto che ci siano delle barriere, che, come è stato detto, non è tanto il fatto che non ti paghino il fotovoltaico come te lo pagavano prima, ma hanno incrementato la burocrazia in un modo tale che, devo dire con onestà, io non me la sento più di suggerire ad un amico di montarsi l'impianto. Quando vengono da me e mi chiedono: voglio fare un impianto fotovoltaico così così così, quanti kilowatt fai? 1.5. Ci perdi un anno e mezzo, voglio dire, è un mese a watt, non mi sembra una cosa abbastanza logica. L'altro aspetto di cui non si è parlato oggi e che ritengo sia fondamentale invece, perché avrà sicuramente un effetto catalizzatore sul discorso delle microreti, delle smart grid, eccetera, eccetera, è la mobilità. E anche questo è la motivazione perché sono contrario in ogni caso al biofuel. La mobilità, nel momento in cui noi riusciremo a realizzare effettivamente un sistema intelligente di distribuzione di energia, diventerà assolutamente elettrica. Noi saremo i produttori del combustibile della nostra auto. E vi rendete conto quanto questo possa essere difficile da doversi fare nel momento in cui pensiamo alle lobby che stanno dietro a tutto quello che significa combustibile, produzione petrolio, eccetera, dove il vero business, diciamo, per i produttori dei combustibili fossili sicuramente sono le auto, non è sicuramente la casa. Ma noi sappiamo che da questo momento in poi siamo destinati ad avere lo stesso tipo di vettore energetico sia per la nostra casa che per la nostra auto, e come vettore energetico possiamo anche andare a utilizzare la trasformazione di energia elettrica in idrogeno attraverso elettrolisi, utilizzandola intelligentemente e soltanto quando, diciamo, ha senso farlo. Perché se oggi come oggi devo fare una city car, che normalmente ha una missione d'uso tra i 30 e i 40 km, io so perfettamente che con una batteria di nuova generazione ce la faccio. Quindi ho i miei 30 km al giorno, i miei 40 km al giorno, torno a casa carico. Fondamentalmente non c'è nessun tipo di motivo. Quando devo fornire invece un discorso di flotta, e quindi un'autonomia, un service, parliamo degli autobus, allora se devo fornire questo tipo di service, l'autobus elettrico a batteria puro, significa che un'amministrazione o un gestore dei trasporti pubblici ne deve comprare all'incirca 10 per tenerne in movimento 4, 6 devono stare a carica e 4 girano, quando scaricano arrivano gli altri vanno a carica. Con i sistemi ibridi elettrici, batteria, cella a combustibile, puoi andare a utilizzare la cella a combustibile on board per caricare le
le batterie mentre vai a camminare. Quindi una cella combustibile quanto più possibile piccola, perché ancora i costi sono alti, consumi di H2 molto bassi, alla fine è mercato. Cioè, quello che intendo dire, quello che vorrei dire alla fine di questa presentazione verbale, prima di parlarvi di quello che il CNR sta facendo in questi giorni, è che dobbiamo cercare intelligentemente di non sfruttare tecnologie nuove semplicemente perché saranno il futuro. Alcune cose le dobbiamo tenere ancora in laboratorio, lavorarci, ottimizzarle, migliorare i tempi di vita e i costi. E alcune cose vanno applicate su quelli che io ho sempre chiamato gli early market, i primi mercati. Possono essere anche mercati di nicchia, ma servono per garantire una produzione, mantenere una PMI, perché è chiaro che una PMI non si può permettere grossi numeri, si può permettere, se no viene fagocitata da grossi gruppi, lavorare quindi su questi mercati di nicchia, con la produzione e la vendita, sapete bene, si abbassano i costi perché c'è il famoso effetto, e in questo modo introdurre intelligentemente, delicatamente, senza anche, come posso dire, scontrarsi con le lobby, perché quello è un altro punto chiave, perché chi ha provato, diciamo, approcci di questo tipo è rimasto abbastanza scottato. Di tutto quello che vi ho detto, il CNR fa parte attiva, evitando tutti i discorsi di innovazione che facciamo a livello di laboratorio, eccetera, eccetera, parlando di territorio. Le cose fondamentali che stiamo andando a fare in questi ultimi 2 anni e che faremo nei prossimi 3 anni sono sicuramente il discorso della smart grid, che insieme siamo abbastanza contenti, diciamo, insieme all'Università di Palermo, della vittoria di un bando Smart Cities che riguarda la città di Palermo e il comune di Bagheria, dove abbiamo inserito anche un discorso di mobilità e di last mile, quindi della mobilità dell'ultimo miglio, e questo progetto, che avrà la durata di 3 anni, avrà delle sperimentazioni sul campo, e quindi permetterà sia a Palermo che a Bagheria di dotarsi di un sistema nuovo di distribuzione di energia e di mobilità. Elemento fondamentale, come è stato detto più volte, del sistema distribuito e delle smart grid sono le case, gli edifici, l'hanno detto un po' tutti i miei colleghi. Ecco, anche il discorso dello smart building è una cosa assolutamente essenziale. E lo smart building sono di due tipi: quello che costruisci oggi, quindi al di là del fatto della casa ad emissione zero a livello di life cycle, c'è anche un discorso di elettronica e di controllo dell'energia all'interno. Questi sono i smart building, si autoproducono energia e lo devono fare da soli. Il proprietario della casa non può stabilire qual è il sistema energetico, quando vendere alla rete e quando non vendere alla rete, per cui la domotica che oggi andiamo ad utilizzare semplicemente per il comfort in casa e che ha generalmente costi abbastanza alti, quindi è definita in un certo modo un oggetto di lusso, sta andando a diventare il sistema essenziale per la casa, perché farà l'energy management della casa, e questo ha avuto anche un grosso impatto sullo sviluppo dell'ICT all'interno casa. In questo ambito noi siamo coordinatori del progetto Mezzogiorno, che vedrà un prototipo di casa ad emissione zero nel giro dei prossimi 2 anni. Ci lavoriamo già da 12 mesi e abbiamo contatti anche per quello che riguarda la formazione sui nuovi materiali da costruzione, nuove metodologie, con Ecodomus che ha sede qui ad Agrigento, credo, e siamo pronti e disponibili a dialogare con chiunque del settore delle costruzioni, quindi qui ci mettiamo anche sul settore, diciamo, non puramente energetico, ma sul discorso del risparmio energetico e di efficienza energetica.
Su questo stiamo lavorando molto con il gestore di rete, abbiamo un accordo di programma con cui andiamo ad operare particolarmente sull'ottimizzazione dei sistemi di accumulo da rinnovabili, quindi tutti quegli elenchi di cose che vi ho fatto prima come delle esigenze che dobbiamo andare ad affrontare fanno parte della nostra attività sperimentale. Per quello che riguarda la mobilità, fondamentalmente, tenuto conto dei ritardi che ci sono stati a causa di uno dei partner, entro fine anno presenteremo l'autobus ibrido elettrico, che sarà il cui powertrain è alimentato da un sistema di batterie Zebra alta temperatura e da una cella a combustibile come Range Extender, che è al momento attuale 5 kW, ma che nella versione che dovrà andare a Dubai, perché c'è stato già acquistato uno di questi autobus, chiaramente dagli Emirati Arabi, perché qui i soldi non ce ne stanno, quindi andiamo a venderlo da altre parti, mentre comunque in ogni caso un autobus di questa tipologia girerà sicuramente nel comune di Bagheria nell'ambito di un finanziamento della regione. E, dicevo, presenteremo questo autobus entro fine anno. E sempre in quella logica che vi dicevo, che è mercato, nel senso che è un qualcosa che si può già vendere, perché dà un service sicuramente migliore di quelli attuali e produce un risparmio all'amministrazione che lo usa. Quindi fai un investimento leggermente più alto, però in effetti nel giro di 3 anni ti è tornato indietro e non hai perso soldi, anzi sei riuscito a guadagnare. Poi sapete bene che il CNR fa anche un'attività di ricerca di base, di innovazione, di prototipazione, e lavoriamo su questo perché tutte le prove che noi andiamo a fare a campo tornano all'interno e vengono andati ed ottimizzati tutta questa parte. Io vi ricordo pure, non faccio tutto l'elenco dei PON che sono stati approvati, alcuni li hai detti anche tu, quindi non ce n'è bisogno, però ce n'è uno che vorrei andare a menzionare, perché è un esempio di come un indotto potrebbe riuscire effettivamente a creare posti di lavoro. Diciamo due vorrei dirmi. Uno si chiama Smart Inverter. Perché c'è l'elettronica di potenza in ballo quando noi lavoriamo sia sull'eolico sul fotovoltaico e anche con le celle a combustibile ad idrogeno, perché noi produciamo energia elettrica in corrente continua. Per il collegamento alla rete bisogna andare in alternata. Nel momento in cui c'è un discorso di casa, controllo energia, eccetera, eccetera, noi come abbiamo la necessità di una smart grid, come abbiamo la necessità di uno smart building, abbiamo anche la necessità di uno smart inverter, in grado di riuscire effettivamente a gestire in maniera intelligente il tutto. L'altro aspetto che riguarda anche un discorso di interazione fra costruzione e produzione di energia, è un altro tipo di progetto, sempre PON, sempre con PMI, che hanno sede in regione, che si chiama IBRIC, e che è l'integrazione del, diciamo, pezzo di costruzione della casa, che può essere un mattone, chiaramente non di tipo classico e tradizionale, e insieme al sistema di accumulo dell'energia che viene andata a produrre. Quindi in questo caso costruisci già direttamente il pezzo, abbassando molto i costi sia della costruzione che dell'impiantistica. Grazie.